Ancora veleno nella terra dell'orso, come comunicato dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il 15 aprile scorso l'area tra Cocullo e Goriano Sicoli, che l'orsa marena e i suoi quattro cuccioli stanno frequentando da diversi giorni, è stata recentemente interessata da avvelenamenti di fauna selvatica. Ed è questo il racconto di Angela Tavone. Lo scorso 26 marzo i volontari di Salviamo l'Orso e il personale di Rewilding Apennines hanno effettuato un monitoraggio in un'area di connessione ecologica tra il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Regionale Sirente Velino. Nel corso di questa perlustrazione in una piccola valle tra i comuni di Cocullo e Goriano Sicoli abbiamo osservato un volo basso di grifoni. Quando questi avvoltoi volano a bassa quota, significa che hanno potenzialmente individuato una carcassa di cui nutrirsi. Incuriositi quindi abbiamo perlustrato l'area e ben presto purtroppo abbiamo trovato la carcassa di un lupo. Immediatamente abbiamo avvisato il 1515 coinvolgendo i carabinieri forestali e successivamente perlustrando l'area abbiamo rinvenuto purtroppo altre quattro carcasse di corvi imperiali e due di grifoni. L'area è stata perlustrata poi anche dalle unità cinofile dei carabinieri forestali e grazie all'immediato coinvolgimento della ASL Avezzano Sulmona è stato possibile rimuovere le carcasse, bonificando l'area e fermando la potenziale catena di morte che questa poteva determinare. L'intervento è stato provvidenziale perché è arrivato proprio qualche giorno prima che l'area fosse frequentata dall'orsa marina e dai suoi quattro cuccioli. Un episodio gravissimo quanto inutile perché? E se l'intento era quello di eliminare un branco di lupi, si sappia che quando questi carnivori vengono rimossi da un territorio, ben presto quest'ultimo viene riconquistato da uno o più branchi di lupi, o peggio, da un gruppo di cani rinselvatichiti che possono determinare danni per il bestiame domestico. Lo spargimento del veleno determina gravi danni per l'ambiente, per il suolo, per le falde acquifere, oltre che per tutta la fauna selvatica e anche per l'essere umano che potenzialmente può frequentare quelle aree. Sarebbero necessarie sanzioni più severe per questi crimini ambientali, nonché più controlli e prevenzioni, aggiunge Angela. Si potrebbe evitare, per esempio, che le aree interessate dal veleno vengano concesse all'uso di attività economiche per un periodo lungo 5 o 10 anni, come accade in altri paesi europei e come succede per le aree percorse da incendio.